Benvenuti su Contatto Avvenuto. Siamo nuovamente in compagnia del professore Raffaele Renna e i nostri amici, in molti già conoscono Raffaele e sanno che questo è il nostro secondo video insieme. Per chi si è perso il primo video, può trovarlo qui in sottoscrizione. E vi sollecito a guardarlo per comprendere i nostri discorsi. Buonasera Raffaele, bentornato. Buonasera a te e a tutti. Sai, i nostri amici che ci seguono hanno apprezzato molto il primo video. Ah, mi fa piacere, comunque l'ho condiviso anche nel mio canale, quindi non è stato da meno, no? Da questo Sì. punto di vista, te ne sarai accorto. Sì, certo. Come avete potuto notare dal titolo e dall'immagine di presentazione di questo video, stasera parleremo di un personaggio molto rilevante nell'ambito della ricerca ufologica, che è John Mack. Ho voluto trattare questo argomento perché Raffaele, durante le nostre chiacchierate, molto spesso mi parla di questo illustre psichiatra. Docente di psichiatria all'Università di Harvard, no? Quindi Sì. stiamo parlando di un ricercatore tra i più seri che io considero, anche perché ci sono delle affinità, no? Forse come avrai compreso con gli esiti della mia ricerca, praticamente. Sì. Affinità anche nelle tematiche che trattiamo sia sul canale Contatto Avvenuto che sul tuo e durante le nostre telefonate. Nello specifico, John Mack ha indagato i casi di abduction. Centinaia ne ha affrontate e ha avuto dei problemi, no? Seri a livello accademico, Sì. e quindi e questo la dice tutta, no? Su questo mondo, perché la verità non deve uscire. Ecco, questo pare che sia l'ordine, no? Imposto dall'alto. Docente di psichiatria ha fatto degli studi molto particolari e molto seri. E, fra i primi ricordo la visione del mondo, sia a livello individuale che a livello collettivo. E lì mi aggancio pure con la mia ricerca. Io ti voglio darti uno scoop, non te l'ho detto ancora. E in questo campo, in questo contesto, si colloca la mia scoperta, quella che io considero una scoperta, a mio avviso, rivoluzionaria, che riguarda proprio il mondo della percezione. Quindi quando si parla di visione del mondo, ecco, entriamo proprio nel mio campo specifico. Ecco perché la cosa mi fa ancora più piacere, no? Ecco, perché è un buon punto di partenza per poi arrivare alle conclusioni di John Mack, che condivido praticamente in toto. Quindi la visione del mondo è appannaggio di ognuno di noi. C'è una visione del mondo individuale, c'è una tua visione del mondo, cioè tu percepisci la realtà, stai vedendo me, secondo due modalità. Due modalità. Una che ci accomuna tutti, perché esiste il principio freudiano, esiste il principio di realtà, no? Cioè, io non posso dire che di non vedere una ragazza, una bella ragazza, giovane, no, se non lo dicessi direi una bugia. Saremmo d'accordo, no, con questa descrizione di ciò che sto vedendo io. Lo stesso non potresti dire tu, ma comunque il principio di realtà è valido comunque. E questo riguarda tutti. Ma c'è anche una seconda modalità che appartiene ad ognuno di noi, che è unica nell'universo. Cioè io ti vedo secondo un misto di modelli tra quelli preacquisiti alla data di nascita, modelli mentali, e quelli che ho acquisito durante la mia formazione, durante il mio percorso scolastico, il mio percorso culturale.
e formativo, educativo, ok? Il misto di queste due modalità mi fa vedere la Ornella dal mio punto di vista, perché basta una di queste due modalità perché diventi unica tutta l'immagine che ho di te. Non so se è chiaro. Sì. Che, a me... per dire, facciamo un esempio, perché poi io con queste ricerche mi sono addentrato ancora nello specifico dell'innamoramento, no? Io in Italia sono più famoso per questo, che peraltro, mi invito a Maurizio Costanzo, non so se te l'ho detto, fui ospite sul palco del Maurizio Costanzo Show, no? Per riferire questo mio studio. All'epoca non era ancora uno scoperto, era uno studio sul colpo di fulmine, che comunque tratta dello stesso argomento tratta, però allo stadio iniziale. Praticamente io posso dire Ornella, giusto per sintetizzare, perché puoi immaginare se ci sono due libri scritti su questo argomento, ovviamente devo stringere. Allora, Ornella è una bella ragazza, ok? Possiamo essere tutti d'accordo. Però, no, tutti no, dai. No, che tu sia una ragazza, vabbè, c'è un'oggettività in mezzo, no? Voglio dire, già la giovinezza ne è un esempio, ne è una componente, no? Importante. La giovinezza è mezza bellezza, già di per sé. Allora, potremmo essere tutti d'accordo e saremmo tutti d'accordo, però tra quelli che sono tutti d'accordo, c'è quello che si innamora. E come mai esiste questa percezione che si differisce da tutte le altre? Come mai 1, 2, 3, 10, 100 si innamorano e 1000 no? Ecco, perché non si può piacere a tutti. No, ma completamente. Il perché sta nella percezione, no? Quindi sì, è legata ai modelli che noi predominanti, con i quali noi nasciamo. No, sono modelli mentali. Lo ha dimostrato anche Alan Snyder, no? Il professore di australiano, il direttore genetista, che ha studiato e dimostrato quello che sto dicendo. Vabbè, comunque questo può essere anche un'introduzione al discorso, perché poi John Mack ne ha fatto tesoro a proposito dell'abduction, dei rapimenti. Sì. Perché questa percezione ha una matrice che è fatta di vibrazione, che è fatta di energia, ok? E qui poi possiamo entrare nello specifico. Io, indagando nelle sue ricerche, ho apprezzato molto questo discorso, che apprezzato e condiviso il fatto che lui si sofferma proprio su questa trasformazione della persona dopo questi incontri, e ovviamente cambiando il modo di approcciarsi alla vita, i pensieri, la rivalutazione della realtà. Certo. Trovo questo totalmente vero. E questo l'ho approfondito, questo discorso, proprio in un video, quando ho parlato dei tratti comuni, no? Dei presunti adotti. Sì. Guarda caso, hanno tutti dei tratti psichici comuni. E tutti quanti questi tratti convergono in un certo tipo di analisi. Un'analisi che riconduce a quello che hai detto. Cioè, la vita di queste persone cambia radicalmente. Si cambia perché cambia anche la visione del mondo. Ecco perché ho voluto fare quell'introduzione. Come mai? Come possono queste entità, questi signori dello spazio, come li chiamava io, fare questo miracolo? Perché a questo punto a me pare un miracolo, non è che le persone non ci possono riuscire, no? Almeno nel senso positivo, nel senso negativo ci possono bombardare, ci possono fare quello che vogliono, ma non trasformarci in meglio in senso spirituale, no? Come avviene con le presunte abduction. Ecco, lui ha studiato questo aspetto. Quindi cambiano profondamente, in che senso e in che termini? Cambiano nella considerarsi non più, perché questa è la parte principale, non più come entità individuali, ma come una parte del tutto. Cioè, e da qui, attenzione, si passa
alla sensazione diversa rispetto agli altri, degli altri, cioè una considerazione degli altri che non passa attraverso l'odio, attraverso i risentimenti, attraverso l'ego, ok? Cioè l'ego non scompare, che l'ego non può scomparire mai, ma viene educato, cioè non si sa più odiare la persona, tutto più la si vuole, come devo dire, dare una lezione. Si può dare anche una lezione a uno che sbaglia, secondo il nostro punto di vista. E quindi prevale il senso dell'amore, il senso dell'accettazione, il senso dell'accoglienza. E quindi da qui ancora ci spostiamo verso una sensibilità maggiore nei confronti del pianeta Terra, della natura, sì, dell'ambiente in cui ci troviamo. Quindi, come vedi, è un miracolo. Cioè, non stiamo parlando di patatine fritte, eh. Infatti, proprio ricollegandoci a questa cosa del pianeta, sostiene che queste persone hanno, diversamente da prima, magari hanno interesse proprio a tematiche che riguardano la crisi ecologica, problematiche che sono sorte soprattutto da questo abuso dovuto alla globalizzazione. Magari prima non si preoccupavano per niente e cambiano anche loro modo di approcciarsi nel quotidiano. Certo. E quindi vanno anche contro determinate leggi che vanno in senso contrario, no? Alla tutela del patrimonio artistico, dell'ambiente, della fauna, oltre che del pianeta Terra in senso lato. Quindi cambia la persona, ma oltre a questo ci sono alcuni casi che si sono rivolti a me, che ho analizzato io, in cui addirittura il soggetto, questo è veramente straordinario, perché da un miracolo passiamo a un aspetto straordinario, cioè alcuni si accorgono di aver migliorato le proprie performance sia in campo professionale sia in campo relazionale. Cioè, professor, io nel mio campo di lavoro, sì, svolgevo il mio quotidiano lavoro secondo le mie competenze che avevo acquisito in quel momento, però dopo quell'esperienza, o dopo un po' di tempo da quell'esperienza, ho sentito delle capacità superiori, delle potenzialità che avevo e che prima non mi accorgevo di avere, ecco, no? Potenzialità. E quindi praticamente il problema era soltanto metterle in campo, queste potenzialità. E quindi ciò ha anche favorito la professione stessa, l'evoluzione della professione. Quindi hanno migliorato la loro condizione sia a livello professionale sia a livello economico. Questo è un ulteriore aspetto. E quindi tratti comuni psichici, abbiamo detto prima, visione del mondo che cambia radicalmente, non si vede l'altro come un potenziale avversario, qualcuno che potrebbe fregarci, si vede come una persona che fa parte di un unicum, di un contesto che è l'uno, no? Vittorio Marchi, dice il professore Vittorio Marchi, diceva tutto è uno, no? Ma un conto è dirlo, un conto è provarlo questo sentimento, che è diverso. Per provarlo bisogna avere, diciamo, un trauma, tra virgolette, di questo tipo qua, perché per alcuni è anche un trauma, no? Per cui se si rivolgono al professionista è anche per questo, perché cercano di dare delle risposte e allo stesso tempo di dare un po' di risposte ai disagi che avvertono. Lui ha analizzato centinaia di casi e tra tutte queste persone, tutti questi soggetti che ha analizzato, in nessuno ha riscontrato una patologia clinica. Infatti è partito proprio da lì. Contro chi lo attaccava, lui affermava questo. Chi meglio di me può accorgersi, no, se ci sono delle patologie in campo, infatti, a livello mentale?
ognuno di noi è diverso dall'altro, questo è indubbio, però abbiamo le ansie, abbiamo le preoccupazioni, i problemi, abbiamo dei disagi, abbiamo degli incubi, e a volte ci comportiamo in maniera strana, ma da qui alla patologia ne passa, è abbastanza. Per cui lui ha detto a chiare lettere, ma lo posso nel mio piccolo riscontrare pure io, non si tratta di persone con patologie mentali. Quindi dobbiamo escluderlo nella maniera più assoluta. Anzi, per quello che dicevo prima, se addirittura migliora le prestazioni anche nel campo professionale, figurati se possiamo parlare di patologie mentali. Anzi, queste persone si mettono in moto in direzione di un miglioramento della condizione altrui. Diventano altruisti. C'è anche questo aspetto, Cornelio. Empatici. Empatici alle sofferenze altrui, ma se c'è un problema, loro sono al primo posto di aiuto. E quindi ecco il profondo cambiamento di cui prima. Ma lui vedeva, no, questo in particolare, che lo differenziava da altri ricercatori, e Bud Hopkins in particolare, no? Perché ci sono i cosiddetti materialisti che riconducono il fenomeno a una visione, possiamo dirla, newtoniana, no? Cioè fisica nel senso più stretto del termine, che è un po' una visione che è positivista, no? Dal punto di vista filosofico, culturale, e anche illuminista, se vogliamo, illuministico. Cioè, al di là di ciò che vedo, non so se esiste altro, no? Questa è la posizione di Bud Hopkins, quindi il materialismo puro. A questa posizione lui si contrapponeva parlando di immaterialità. Cioè, io riscontro una fenomenologia che è fatta di tanti aspetti che io non mi posso spiegare con la pura fisicità. Perché è solo un aspetto la fisicità. Ci sono tanti altri ai quali aspetti non riesco a dare una risposta, se non in termini trascendentali. Lui usava anche questo termine, no? Sì. La trascendenza, senza ricorrere a termini religiosi o a credi o religioni varie, lui parla di trascendentalità in senso puramente scientifico. Cioè è reale, ma trascendente. Cioè il fatto che sia un fenomeno trascendente non vuol dire che non possa essere reale. Perché? Perché i nostri cinque sensi sono molto limitati. Ecco perché vi spiegavo questo. I nostri cinque sensi ci fanno vedere una minima parte, ma forse quasi niente, di ciò che realmente esiste, che noi non vediamo. Potremmo partire dai colori, no? Dall'udito, dalla vista, rispetto agli animali comuni noi siamo niente, no? Sì. La telepatia che pare che i nostri antenati avessero e che non abbiamo perduto, eccetera eccetera. Quindi se poi questi soggetti presunti addotti presentano determinate capacità, queste non si possono spiegare in termini materialistici. Cioè se io riesco a vedere il futuro o prevenire un evento, oppure capacità, come dicevo prima, potenzialità di metafisiche, se vogliamo, da un certo punto di vista, qui entriamo nel trascendente, sì. Non è un fenomeno materialistico, da spiegare in termini materialistici. Io mi accodo a questa conclusione di John Mack. Comunque, dato che hai anticipato Bud Hopkins, vorrei dire che nonostante avessero questa sorta di visione contrastante, si sono incontrati e hanno iniziato a collaborare insieme. Fu lo stesso Hopkins, mi pare, no? Che sì. Sono sbagliato. Ecco, lui volentieri accettò, perché era una persona molto disponibile, la mente aperta.
Comunque era interessato a analizzare l'ambito psicologico e riconosceva che lui era il migliore in questo campo. non riusciva a spiegarsi determinate cose, quindi aveva bisogno di uno psichiatra a mente aperta, ripeto, con una formazione di base, non metafisica, perché qui la metafisica vera e propria non c'entra, c'entra solo una realtà che non conosciamo, ma che esiste. Ma, ripeto, un esperto di fisica quantistica, perché poi entriamo in quella dimensione lì, no? Come studio. E solo la fisica quantistica ti può spiegare determinati fenomeni. E io aggiungo, da parte mia, la psicologia quantistica. Molti casi che ha analizzato, sia uomini che donne, seppure non si conoscevano tra di loro, hanno riscontrato che durante sì, le stesse versioni, però hanno riscontrato che c'era questo interesse da parte di questi esseri che sono i grigi. In questo caso, per quanto riguarda i loro studi, che avevano l'interesse di fare delle analisi su questi soggetti e la zona di interesse era l'apparato riproduttivo. Quindi io, per quanto riguarda la mia ricerca, ho molto rispetto per le affermazioni di un astronauta che non c'è più, Edgar Mitchell, il quale ha affermato più volte di essere stato a contatto con agenti della CIA, con scienziati con i quali lui si era formato, addirittura all'università, quindi rapporti molto stretti, e che hanno riferito a lui della presenza, a livello interno nostro ovviamente, di quattro razze. Ok? Quindi Mitchell parla di quattro razze. Io non posso che inchinarmi, perché io non ho la prova di quante razze possono esserci. Vedo una comunanza di intenti, questo sì. Però ci sono manifestazioni non tutte legate alla ricerca della riproduzione, della specie, no? Quindi diciamo che pure che possano essere quattro, anzi, quella di Grigi in particolare è interessata al rilevamento del seme maschile, dei maschi, e degli ovuli femminili per quanto riguarda le donne, a volte direttamente, creando addirittura il concepimento con rapimenti veri e propri, e che poi riprendono dopo un certo periodo di tempo e fa ritornare la persona adotta alla normalità. Quindi, procreazione in stato di ipnotico, ovviamente, e poi ripresa del feto, okay, o dell'embrione, voglio dire, e poi fanno tornare la persona al livello in cui era prima. E la cosa particolare è che questi soggetti, in particolare sono maggiormente, io per la mia esperienza, 70% sono donne, il 30% sono uomini. Potrebbe non significare nulla, attenzione, perché poi ovviamente uno dipende dalle opportunità, no, che gli si presentano, però è un dato che io tengo in considerazione. Per quanto riguarda la tua osservazione, questi grigi, bisogna vedere qual è lo scopo vero e proprio, perché possono essere diversi gli scopi. Cioè, questo prelievo di materiale genetico, di materiale riproduttivo, interessa a loro? O interessante. Questo è un punto di domanda importante. Cioè, perché c'è una teoria che io non scarto a priori, secondo la quale loro, come altre razze, quella poi di essere di luce in modo particolare ancora di più, tenderebbero a far migliorare la specie umana stessa. Non so se è chiaro. Cioè, loro mettono nel DNA ciò che
rappresenta il loro livello evolutivo, no? Sul piano tecnologico, sul piano della percezione della mente, eccetera, elaborazione mentale, lasciando allo stesso tempo ciò che è di sensibilità e di emozionalità noi abbiamo come nostra evoluzione. Quindi il miscuglio di questi due fattori, secondo questa teoria, farebbero uscire una specie ancora migliore. Ancora migliore da un punto di vista proprio dell'allargamento della coscienza del sé, perché poi qui questo dovrebbe essere l'obiettivo vero e proprio, no? Quindi un miglioramento, un allargamento della percezione dell'universo stesso. Infatti ha posto proprio la domanda su queste due alternative. Da una parte c'è il progetto di ibrido. Sì, infatti. Che ha come intento la procreazione biologica o l'intento di colonizzare, che è, diciamo, una visione un po' catastrofica, se vogliamo dire. Negativa, diciamo. Sì. Negativa. E dall'altra che possiamo confermare tutti noi, tralasciando il fatto di aver avuto esperienze o meno, questa sorta di risveglio collettivo, presa di consapevolezza, sì, individuale, però che ci accomuna e ci fa incontrare. Certo. E aggiungo, se è vero come sembra vero, io credo a questo, che la loro interazione è cominciata migliaia di anni fa, se non di più ancora, posso dedurre che a questo punto, in questo momento dell'evoluzione, non siamo in pochi, usiamo il plurale maiestatis, ad essere stati coinvolti in questo loro progetto, ok? A questo punto ti dico anche un'altra cosa, c'è una chicca degli studi che stiamo compiendo con altri scienziati, a livello mondiale. Hai sentito mai parlare dei creativi culturali? Sì. Creativi culturali. La sociologia moderna è dagli anni '80 che sta studiando questo fenomeno, formulando una statistica a livello globale, a livello planetario. Sarebbe cominciata il fenomeno, sarebbe cominciato dagli anni fine 60, inizi 70. Pensa un po'. All'epoca pare che fosse soltanto l'1% di questi creativi culturali, cioè di persone che si distinguevano in vari campi, che so, nel 500 c'era Leonardo da Vinci, ma negli anni 70 potevano esserci dei geni, no? In altri campi, eccetera. Non abbiamo avuto Einstein, per dire. Poi si è passati al 3, al 10, al 15. L'ultima statistica, sai cosa ci dice? Del 2019 i creativi culturali, secondo questo studio, questa statistica, sarebbero il 37%. Ed è una curva esponenziale, sì, crescendo. Quindi da qui si può dedurre, presupporre, che oggi siamo la maggioranza assoluta, solo che questa maggioranza assoluta non sa di essere, appartenere a questa categoria. Ecco il problema, no? Come si può? Cioè, ecco, questo risveglio dovrebbe essere consapevolizzato, dovrebbe stare al primo posto dei nostri comportamenti, delle nostre conoscenze di sé. Invece noi la mattina ci alziamo per lavorare, perché ci sono 3, 4, 5 cose da fare, poi c'è la commissione qui a destra, a sinistra, poi c'è la telefonata, poi c'è il datore di lavoro che rompe le scatole, poi ci possono essere i figli, i problemi a scuola. Cioè tu arrivi la sera che sei distrutto, ti addormenti, la mattina riprendi la stessa routine. E che quanto tempo c'è per riflettere su me stesso? Per fare il creativo. Per fare il creativo culturale. Zero. Però lo sei. Lo sei, perché la statistica, lo studio è serio. Cioè, ha preso un campione, diversi campioni in più parti del mondo,
con diverse culture, con dei test risultavano gli stessi dati, stesse capacità, superiori alla media, quoziente intellettivo, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro? Quindi, io non mi voglio mettere questo, io ripeto, parlo al plurale, poi sono sempre gli altri a dire questo, no? Su di noi sono gli altri a giudicarci. Però se è vero questo, e io ci credo, questo risveglio, cioè saremo già pronti, ecco il punto, Pamela, saremmo pronti, ma il momento politico, storico non ce lo consente di uscire fuori. E quindi di cambiare le sorti del pianeta stesso. Nonostante John Mack ha ricevuto un po' di attacchi dall'Università di Oxford e vi è stato anche un procedimento giuridico che è durato almeno 14 mesi. Un'inchiesta, sì, è stata un'inchiesta di 14 mesi. È finita questa inchiesta con 6 mesi di sospensione. A favore, ovviamente, del docente. E l'università ha dovuto ritirare... Ricredersi, perché sì. Comunque in 6 mesi di sospensione è una censura, la vera e propria, si chiama censura, no? Questo caso specifico lo hanno accusato di non aver adempiuto a una metodologia corretta, pensa un po'. Ma se John Mack... Cioè, voglio dire, vogliamo parlare di John Mack come... Puoi dire tutto tranne che questo. Stavo pensando veramente... Poi gli hanno chiesto pure scusa dopo, cioè, ma non sapevano più come farsi perdonare da questo gesto. Vabbè, questo dobbiamo pure dirlo. Sì, e stava svolgendo delle indagini molto rilevanti che purtroppo sono state bloccate, e queste indagini avevano come focus la guerra, sì. I motivi che hanno portato a... al conflitto e anche il dominio dei poteri forti che hanno avuto durante la storia, però gli studi si sono terminati perché vi è stato un incidente nel settembre 2004 a Londra mentre stava ritornando da una conferenza che era stato invitato dall'Università di Oxford. Stava facendo ritorno e purtroppo è arrivata un'altra macchina dove alla guida vi era un ubriaco. E questa è la versione ufficiale, no? Si dice che non è morto sull'impatto, ma che la macchina... È andata a rotolare, si è burrone. Sì. E la famiglia... Non so se lo sai, la famiglia stessa che avrebbe potuto fare causa, no, al responsabile, ha deciso poi di chiudere il discorso, il contenzioso, perché secondo me ha capito da dove veniva la cosa e quindi si imbatteva contro un muro di gomma, evidentemente, no? Perché come fai se c'è stata l'azione dei servizi segreti, come fai a entrare in quell'ambito, cioè no, la lotta è impari. Hanno voluto chiudere, anzi hanno chiesto, non hanno chiesto alcun risarcimento, prima di tutto, e poi hanno detto, lasciamo perdere, se era ubriaco, non l'ha fatto certamente per sua volontà. Le cose secondo me non stanno in questo modo, perché come tanti altri casi inspiegabili o non spiegati, c'è sempre lo zampino appunto dei poteri forti, perché se lui stava facendo un'indagine contro i poteri forti, come posso non pensare che siano stati gli stessi a farlo stare zitto per sempre? Okay. È legittimo pensarlo, no? Che nel senso, non fare il complottista, lungi da me. E va bene, 74 anni ha lasciato un buon ricordo e soprattutto i suoi studi che sono oggi oggetto di discussione, di dibattito costruttivo, e ha aperto una porta secondo me e quindi con l'avvento poi delle ultime scoperte della fisica quantistica
queste sue ricerche, questi suoi studi si calano proprio nel momento giusto, nel punto giusto. E la realtà va esaminata, va studiata con criteri scientifici, attenzione, perché qui quando si parla di trascendenza ormai pensiamo sempre alla spiritualità, alle religioni, e si pensiamo a un Dio che è appannaggio solo di quelli col saio. Qui si parla di studi che hanno un addentellato e una credibilità a sfondo scientifico. Stiamo parlando quindi non solamente a livello di fatti oggettivi che si studiano, ma anche a livello di deduttivo e logico. Io in qualche video ho fatto anche delle considerazioni, perché molto spesso poi qualcuno mi fa arrabbiare, no? Cioè non mi hai visto mai arrabbiare, ma non tarderà. No, con me no. No, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. Quando mi si dice, e dove sono le prove? Allora, se noi insistiamo con questa cantilena delle prove che cercano, io ho detto una cosa sola. Allora eliminiamo l'astronomia da tutte le scuole, da tutti gli ordini di scuola. Non esiste l'astronomia. Dove sta l'astronomia? Dove stanno le prove di qualsiasi contenuto dell'astronomia? Uno, me ne dici uno che sia oggetto, che sia stato provato scientificamente? Allora, cancelliamo l'astronomia e parliamo di prove. Ok, non ci sono prove, è solo la prova. No, io risponderei che le prove. Cancelliamo l'astronomia, cancelliamo tantissime altre materie che si studiano all'università, si studiano. Tu invece? Io risponderei a queste persone che le prove ci sono e come. Basta pensare che persone che neanche si conoscono riferiscono fattori comuni e determinanti nella ricerca. È impossibile conoscere se non attraverso una relazione diretta, certo. Infatti, possiamo smentire queste prove che non ci sono aprendo il libro che hai a portata di mano, Rapiti, Incontri con gli alieni, che è stato pubblicato nel 90, non ricordo se 95-96, dalla casa editrice Mondadori, 96. sì, 96, che purtroppo ora non si trova più in commercio. Guarda un po'. Sì, comunque hanno fatto altre edizioni successive. Mi pare che l'ultima del 2011, mi pare. Fallo vedere il libro. No, questo qui, il Sì, mio. un attimo. Vabbè, poi Eccolo, si vede a specchio, no? Quindi sì, non. non importa. Eccolo il libro. Penso un po', qui c'era la schedina delle fine anni 90, vedi? Sembra una lotta. Questo è un documento storico, Tutto calcio. non esiste più questa, lo sai, no? Negli anni 90 giocavo la schedina con gli amici e lo utilizzavo come segnalibro. Un segnalibro molto spirituale. Anche, voglio dire, vabbè, e dava pure un senso di ottimismo, no? Oddio. Ok. E mi piacerebbe leggere un attimo proprio come inizia il libro. Non so se inizia così, però ho trovato questa parte. Te la leggo, che magari ti può Leggi tu. ricordare qualcosa sì di familiare. Prego. Mi sentivo sdraiato su un tavolo, abbastanza alto, non molto largo, circondato da piccoli esseri dalla testa grossa, che mi infilarono un ago nel collo. Ero terrorizzato, urlavo e in quel momento ebbi quasi un collasso. Questo tavolo che. Sì, il lettino famoso, no? Sì. Del Tabulation. Lo sai che di questi casi me ne sono passati tantissimi. Sì, lo so. Con la stessa descrizione, soprattutto donne, devo dire. Poi c'è anche un fattore comune che io non ho messo, perché non è un tratto caratteriale, psicologico, che riguarda invece l'aspetto genetico. Tu sei bruna, no? Di capelli scuri di nascita, non Sì, lo so più, giusto? sì, sì. Ecco,
Lo sai che prediligono queste persone? Sì, l'ho sentita sta cosa. Oltre che il fattore RH, no? Negativo e zero. È un fatto dunque da prendere in considerazione anche qui. Comunque questo vorrei aggiungere che è una sorta di stato iniziale perché questi esseri riescono a farti comprendere che non vogliono farti del male Certo. e in modo telepatico te di colpo non hai più paura, comprendi quello che dicono. E non ti opponi. Infatti io leggo tra le conclusioni del libro e spesso mi domandano perché se gli UFO e i rapimenti esistono realmente. Le navi spaziali non si manifestano in una forma più evidente, perché per esempio non vanno alla Casa Bianca, no? Qualcuno gli ha chiesto. Dice, la risposta più comune a questo interrogativo sarebbe che il fenomeno è che gli alieni non osano manifestarsi in forma più diretta, non osano, hanno ben altri pensieri della testa. I capi di governo cederebbero al panico, magari reagirebbero anche con la forza, attaccandoli e sicuramente non saprebbero come impedire al resto di noi di spaventarsi. Invece la risposta vera che dà John Mack è quest'altra. Io credo che ci sia una risposta migliore a questa domanda, che è più pertinente con le informazioni contenute in questo libro. Cioè l'intelligenza che sembra implicata in questo processo semplicemente non opera in questo modo. Siamo a un altro livello di intelligenza. È più sottile, dice lui. Il suo metodo è di invitare, di ricordare, di penetrare la nostra cultura dal basso come dall'alto e di aprire la coscienza in un modo che evita le confusioni e che è differente dai procedimenti che di solito usiamo. E qui c'è tutto, eh? Qui c'è tutto il suo pensiero. Allora, John Mack ha avuto il premio Pulitzer per aver fatto una biografia di un appartenente ai servizi segreti americano, naturalizzato americano, ma di fatto inglese, Lawrence, Thomas Edward Lawrence, poi chiamato Lawrence d'Arabia. Perché? Perché ha fatto una biografia molto accurata, precisa, come suo costume. Ciononostante, il discredito, no? Quando ha cominciato poi a interessarsi della fenomenologia aliena e legata agli UFO. E perché? Perché soprattutto in quegli anni lì, anni 90, poi non ne parliamo, era top secret tutto quanto, no? Non si poteva assolutamente neanche parlare di un valore facciale. Io li prendo seriamente a proposito del fenomeno UFO. Non ho alcun mezzo per poterli valutare accuratamente. Questo ha detto pure a proposito a una intervista che gli ho fatto. Si sente bene? Ora si sente bene, ma non mi devo muovere. Quindi deve stare immobile, quindi è Sì, un castigo praticamente. ma penso che siano le cuffie. Dai, comunque abbiamo già detto abbastanza, dai. Sì, dai, va bene, ok, ora si sente meglio, va bene. Eh sì, perché abbiamo finito, capito? No, perché lo tengo io così, ora ho Ah, trovato. hai trovato il modo forse. Beh, della mente poi ci sarebbe da fare 3-4 video altri, no? Sì. Come studio che ci accomunava, eh? Sì. Sulla percezione soprattutto. Va bene, dai. Tanto ci sarà modo. È Dai, solo l'inizio. mi passi questa registrazione, faccio un editing breve, dai. Sì, certo. È solo l'inizio, dai. Ci sarà modo di trattare di tanti altri argomenti. Ok. Tanto non stiamo registrando. Buonanotte, bella ragazza. No, aspetta, dobbiamo salutare. Ah già, dobbiamo salutare. Grazie Raffaele per il tuo tempo e per questo excursus su John Mack. Sì, ne valeva la pena, poi soprattutto ho il piacere di parlare sempre con te, di comunicare soprattutto di questi argomenti, perché sei un'addetta ai lavori, secondo me. Di tutto rispetto. Ok. Grazie Raffaele, alla prossima, buona serata. Buon tutto a tutti.